Nato a Salso Maggiore Terme il 10 novembre 1920, Don Arino, al secolo Don Ottorino da Vighi, fu ordinato sacerdote il 20 marzo 1943 dall'allora vescovo Monsignor Vianello. Parroco di Polesine Parmense dal 1951 al 1960, fu poi nominato canonico e prevosto della Cattedrale di Fidenza, dove fece il suo ingresso il 21 novembre del 1960 e dove rimase fino al novembre del 1992. La sua formazione salesiana, seguendo le orme di Don Bosco, lo portò ad occuparsi prevalentemente dell'educazione dei giovani, dedicandosi all'animazione dell'oratorio come centro di aggregazione per bambini e ragazzi. Don Arino amava fotografare, filmare e rivedere i sorrisi dei suoi ragazzi mentre erano impegnati nelle attività di gioco, di canto e di preghiera. Così, sulla testimonianza audio da lui stesso registrata durante il suo ritiro presso Villa San Bernardo a Parma, si è voluto realizzare questo documentario, che vuole essere un omaggio a tutti coloro che hanno vissuto l'esperienza dell'oratorio, della corale e del servizio dell'Eucaristia, perché rimanga come esempio educativo e formativo per i giovani di oggi. Era il 21 novembre 1960 quando feci il mio ingresso come parroco nella cattedrale di Fidenza. Rispondevo ad un desiderio espresso del vescovo Monsignor Rota, che mi aveva tanto seguito nel mio ministero di Polesine. Un vero monumento al mio lavoro sacerdotale nella parrocchia della cattedrale fu l'aver donato ai piccoli e ai giovani il campo dell'Ausiliatrice. Questo campo era già avviato come luogo di divertimento dal mio amico Don Artemio Raimondi, assistente dei giovani di Azione Cattolica. Tutto perché i ragazzi avessero tutto e avessero anche il luogo della preghiera. E fu infatti un piano la costruzione del monumento all'Ausiliatrice. Con il signor Passerini andammo nella zona di Vicenza, dove ordinammo la statua della Vergine Santa. E quando la Vergine Santa venne su un camioncino a Fidenza, il signor Passerini la tenne per la notte nel suo cortile e volle che poi ci restasse in quel suo cortile una lapidina che ricordasse la permanenza della Vergine Ausiliatrice. Su una bellissima colonna fatta dalla cefa, posto la Vergine Santa, la quale dominava con la sua presenza, con la sua benedizione, il gioco, il divertimento, il sorriso dei ragazzi. Io lo posso dire perché sono da 40 anni che vivo nell'oratorio. Il calcio è sempre stato
per i ragazzi un centro di attenzione e di divertimento. Un tempo si accontentavano di niente, adesso invece il gioco del calcio è diventato un mestiere, c'è un'aspirazione ad essere dei campioni e in questa aspirazione si consuma, direi quasi, si distrugge quello che è il vero gioco, ecco perché allora non è più un luogo, il calcio, un momento di fraternizzazione, ma soltanto un momento di tensione verso un avvenire di campioni che purtroppo lascia tanti delusi, perché purtroppo tutti non possono diventare campioni. Una organizzazione da non dimenticare in Duomo è l'organizzazione dei ministranti, a questi ragazzi che dovevano crescere nella bontà per stare degnamente attorno all'altare di Dio, era stata fatta una sede dignitosa e bella, con tutti i loro armadietti, e dentro degli armadietti la bella vestina rossa, per quelli che erano già ministranti che avevano fatto la promessa, e una girellina per quelli che ancora erano in periodo di formazione. Una delle attenzioni più belle del mio ministero sacerdotale a Fidenza fu quella dedicata alla educazione e istruzione di una scuola di canto. Cominciai con i ragazzi cantori, seguì un metodo di canto per impostazione di voce che mi era stata dettata dai famosi ragazzi cantori di Montserrat. Gioia, un amore che assicura per tutti, come ci auguriamo, eterno alleluia del cielo.